Buonasera, ben ritrovati. Nona puntata della Casa della Salute, il nostro talk show interamente dedicato proprio alla Casa della Salute, questo nuovo modello organizzativo di presa in carico del paziente in modo veramente totale e globale. Questa sera, in questa nona puntata, affronteremo il tema dell'accoglienza e anche quello dell'educazione sanitaria. In parole semplici, eh, quando andiamo alla Casa della Salute c'è sempre qualcuno che ci accoglie e ci suggerisce quello che dobbiamo fare fare se abbiamo un appuntamento con un medico eh, ci fa accomodare nella sala d'aspetto e quant'altro per quanto riguarda invece l'educazione sanitaria molto spesso vi sarete recati dal medico vi sarete eh, sentiti eh, dire eh, magari dare qualche consiglio ecco di non mangiare troppi grassi animali di fare attenzione al discorso del colesterolo dei trigliceridi di non addormentarsi eh, appena mangiato ecco questi semplici consigli ma che ci aiutano certamente a stare meglio allora questa sera parleremo di questo argomento, eh, non andate via perché alla fine della trasmissione mh, vi mostreremo il primo filmato, per la prima volta delle telecamere sono entrate all'interno del DUS, la casa della salute eh, del distretto di Parma, in questo caso di Parma Centro, quindi eh, scopriremo insieme anche questa nuova struttura dell'azienda USL. Ma come dicevo parleremo di accoglienza, di educazione sanitaria nella casa della salute grazie ai professionisti dell'azienda che come sempre sono nostri ospiti, ad iniziare questa sera dal dottor Roberto Gallani buonasera, medico sì, di medicina generale che è già stato anche nostro ospite nelle puntate scorse e poi buonasera a Paolo Maria Rodelli eh, medico di medicina generale in questo caso del distretto di Fidenza e buonasera anche al dottor Bruno Bocchi direttore di struttura della Casa della Salute di San Secondo Dottor Bocchi voglio subito però partire da lei siete stati protagonisti a presa diretta lo dicevamo prima a telecamere spente nella trasmissione di Riccardo Iacona è stata una bella vetrina il modello della, di Par preso in considerazione come un mo buon modello di sanità. Sicuramente ci ha dato molta, molta soddisfazione. Eh, in quell'occasione eh, abbiamo potuto presentare quella che è l'attività all'interno della nostra casa della salute, eh, direi quasi nella sua completezza. Abbiamo potuto eh, evidenziare le varie fasi anche in cui si svolge eh, la nostra attività, dall'accoglienza ai vari eh, percorsi diagnostico-assistenziali, come si sviluppa eh, l'attività, come è organizzata l'attività eh, dei vari professionisti che operano all'interno della nostra casa della salute, sia dei medici di medicina generale, eh, nella loro forma associativa la medicina di gruppo, eh, sia degli infermieri, dei tecnici, soprattutto degli infermieri nei loro eh, ambulatori, nell'ambulatorio dedicato alle malattie croniche, eh, che dei terapisti, dei cardiologi di vari altri professionisti. Questa visibilità vi ha dato, comunque poi vi ha procurato delle conseguenze, immagino altre persone che vi hanno chiamati per potervi... Visitare questa struttura. Assolutamente sì, eh, questa trasmissione ci ha dato una visibilità veramente inimmaginabile, eh, molto piacevole, eh, soprattutto piacevole e di grande soddisfazione, in quanto eh, abbiamo potuto presentare un modello che è stato molto favorevolmente recepito eh, sia uh, dalla popolazione, eh, ma soprattutto da altri professionisti che lavorano in altre realtà e che ci hanno contattato. E, e con i quali abbiamo potuto uh, allacciare dei rapporti, uh, creare delle relazioni uh, assolutamente proficue in entrambi i sensi, a coloro ecco, che uh, hanno visto come, come noi si lavora nella casa uh, della salute di San Secondo e noi che abbiamo potuto attingere da altre esperienze, devo dire, di tutta Italia. Ecco quindi complimenti allora ai professionisti della Casa della Salute di San Secondo che hanno avuto questa possibilità nella trasmissione di Rai 3 di Riccardo Iacona nelle scorse settimane, proprio presi in considerazione come un modello di buona sanità, con eh, nessuno spreco per quanto riguarda il denaro pubblico e invece grande attenzione al paziente. A proposito, dottor Gallani, parliamo allora di accoglienza. Nella casa della salute come viene accolto il paziente? magari in modo diverso da come poteva essere prima con un medico singolo che non poteva forse occuparsi di tutti i pazienti che entravano. Sì, eh, per accoglienza eh, nella struttura si, si può parlare di presa in carico, presa in carico del paziente ma del bisogno del paziente e dei suoi bisogni. Eh, ovviamente l'accoglienza deve avere anche un aspetto organizzativo. Ottimale dal punto di vista delle strutture architettoniche, anche diciamo così delle strutture di comfort, ma non è senz'altro questo. Ma è anche questo. Il personale preposto all'accoglienza nelle case della salute deve essere un personale preparato a recepire il bisogno e dare risposte, che non è detto che sia sempre un accesso al medico di medicina generale o a un altro specialista operante nella struttura, ma può essere anche una guida nel percorso. Che per, per ottenere la risposta migliore alla esigenza del paziente in quel momento. Infatti, infatti quando stavo, mi riferivo all'entrata, all all'ingresso del paziente alla Guardiola, era perché poi in effetti da lì può partire il suo percorso esatto, personale. Esatto. Ecco. Eh, è una facilitazione, eh, senz'altro migliorativa da tutti i punti di vista rispetto al passato. Perché eh, la, recepire la domanda e indirizzare è sia mh, ottimale per il paziente, favorevole per il paziente, ma anche in un'ottica di ottimizzazione delle risorse. Perché evitiamo duplicazioni, percorsi sbagliati e quindi anche una, un disagio che ricordiamo sempre che parliamo di una casa della salute, quindi è, una paziente che, è un paziente che ha bisogno, un cittadino che ha bisogno... Per problemi di salute, quindi ulteriore disagio da percorsi incomprensibili o confusi creano una, 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 un nervosismo e anche una, una insofferenza che quante volte la leggiamo e quante volte abbiamo, eh, purtroppo la, la, la vediamo nelle nostre, nelle nostre, nei nostri cittadini. La Casa della Salute si propone anche questo: semplificare, guidare e consigliare e scegliere la. Il percorso più appropriato per il bisogno del paziente. Dottor Rodelli, è un nuovo modo di lavorare anche per i professionisti. Come si attua questo nuovo modo di, questa nuova impostazione professionale? Sì, eh, diciamo che sì, per rispondere eh, a, a questa domanda, faccio una piccola cronistoria di come è avvenuto il cambiamento del modo di lavorare del medico di medicina generale all'interno della casa salute. Diciamo che il grande cambiamento è avvenuto quando. I nuclei di cure primarie, che sono delle associazioni di medici in medicina generale e pediatri di libera scelta, si sono trasformati da strutture semplici in strutture molto più complesse, strutturate verso e per le case della salute, quindi costituite non più soltanto da medici in medicina generale, ma anche e da pediatri di libera scelta, ma anche da tutti gli altri operatori che giocano ruoli molto importanti all'interno della casa della salute, eh, come infermieri, assistenti sociali, eh, specialisti, ospedalieri, eccetera e quant'altro. È da qui che è nato il nuovo modo di operare del medico di medicina generale, non soltanto in progettazioni di percorsi di gestione integrate eh, integrate quindi multidisciplinari, interprofessionali nelle grandi patologie croniche ad alto impatto epidemiologico come può essere lo scompenso cardiaco, la bronchite cronico ostruttiva e il diabete. Ma eh, diciamo ultimamente nella Casa della Salute di San Secondo è nato un, un reale nuovo modello organizzativo che è appunto eh, questo molto interessante anche per chi ci ascolta: è l'ospedale di comunità che con un termine anglosassone è detto eh, country hospital. Eh, diciamo che questo è diciamo, un modello organizzativo nuovo eh, eh, che si viene a porre come cura intermedie tra l'ospedale tradizionale, quello per acuti, e la rete di servizi sulle patologie croniche oppure comunque sulla cronicità a livello territoriale, quindi ampliando ehm, la, 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 la rete dei servizi territoriali. Eh, diciamo che è un, è un nuovo modello organizzativo nato da un progetto appunto condiviso dall'azienda USL di Parma e dai medici di medicina generale dei tre nuclei per ora afferenti alla Casa della Salute di San Secondo o meglio dell'ospedale di comunità cioè i tre nuclei di cure primarie di San Secondo Fontanellato e Busseto. E, eh, la novità consiste nel fatto che i pazienti ricoverati so, hanno una gestione clinica da parte del proprio medico di famiglia, cioè sono seguiti dai propri medici curanti. E sono dedicati ai pazienti che, pur non avendo una, grossa, una patologia tale da dover essere ricoverati nell'ospedale per acuti, d'altra parte non possono essere gestiti a livello domiciliare per delle problematiche di tipo eh, sociosanitario. E questo, diciamo, in qualche modo soddisfa un fabbisogno realmente sentito dalla popolazione di gestire, gestire quelle patologie diciamo, di, che hanno una certa fragilità di gestione, appunto, a livello territoriale. Eh, si pone dicevo, nelle cure intermedie, per intenderci, le case di riposo, le RSA, sono, fanno parte delle cure, della rete, delle cure intermedie di, territoriali, e hanno lo scopo ultimo: quello del reintegro funzionale dello stato di salute del paziente, del cittadino e, per quanto è possibile, mantenere la sua autonomia. L'ospedale di comunità ha diversi obiettivi fondamentali. Il primo, direi fondamentale, è quello di consentire il senso di appartenenza del cittadino, di appartenenza alla comunità, e quindi a quella stessa comunità. Quindi conosce senz'altro il medico che lo gestisce dal punto di vista clinico perché è il suo medico di famiglia con tutta la fiducia che ne consegue, ma conosce in qualche modo anche gli infermieri, gli operatori sanitari all'interno dell'ospedale di comunità, perché in qualche modo può essere venuto a contatto con questi operatori per altre diverse occasioni. Altri obiettivi fondamentali è ovviamente la riduzione dei ricoveri quantomeno inappropriati a livello dell'ospedale per acuti, ovviamente intendo. Eh, favorire quello che è la riduzione del pendolarismo assistenziale da parte dei familiari e dei, e dei parenti, perché diciamo, eh, eh, l'ospedale nostro di riferimento è quello di Fidenza di Vaio, quindi con una trentina di chilometri di distanza e per quanto è possibile ricoverare all'interno della Casa della Salute, nello specifico dell'ospedale comunità, si riduce questo pendolarismo. Eh, per quanto riguarda la domanda che faceva, diciamo, il nuovo di, questo nuovo di, la, modo di lavorare valorizza notevolmente il, il ruolo eh, clinico del medico di medicina generale, ma non solo, ma anche degli infermieri, perché ne eh, mantengono diciamo, quello che è la, la loro autonomia professionale. E poi alla fine diciamo, sì, si ricerca anche le, un, un modo di erogazione del servizio con una, un equilibrato costo-beneficio. Quindi ecco, per, diciamo sì, l'ospedale di comunità quindi, eh, viene a riempire. Quello che, diciamo, tra virgolette, lo spazio che è, 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 che è interposto tra, tra gli acuti, tra gli e, acuti per e il cronico, Certamente. quindi valorizzando il governo clinico da parte delle cure primarie e quindi anche il ruolo del medico di medicina generale, degli infermieri, di tutti gli operatori sanitari. Questo però per soddisfare il fabbisogno di salute certo. dei cittadini. Insomma. Dottor Bocchi, lei adesso è il direttore della struttura della Casa della Salute di San Secondo, ma nasce come clinico, anche noi ci siamo conosciuti quando lei lavorava all'unità operativa. Eh, di medicina interna e quindi ha vissuto diciamo, un'altra fase professionale. Come è cambiato il modo di fare assistenza dall'ospedale alla casa della salute? La mia esperienza è ormai un'esperienza clinica poi organizzativa assolutamente lunga, ormai interessa un arco temporale eh, di più di un ventennio. Eh, il modo di fare assistenza in questo periodo è cambiato radicalmente, è cambiato progressivamente, è tuttora in fase di grande trasformazione. In risposta a quella che è la trasformazione osservata eh, nella composizione della popolazione, che è invecchiata, sono cambiati i bisogni, soprattutto i bisogni si sono moltiplicati e si sono diversificati. Una precisazione, quando accostiamo il termine ospedale, intendendo l'ospedale per acuti, alla casa della salute, piuttosto che all'ospedale di comunità, eh, non intendiamo naturalmente eh, a riferirci ad una eh, trasformazione totale o parziale della struttura ospedaliera per acuti, tecnologica, in una casa della salute o in un ospedale di comunità, ma ci riferiamo essenzialmente al fatto che eh, si sono aggiunte delle strutture, si sono aggiunte delle risposte, eh, cioè così come si sono eh, diversificati i bisogni, si sono diversificate le strutture per poter dare una risposta più adeguata ai nuovi bisogni e più diversificata. Naturalmente quando parliamo della composizione dell'invecchiamento della popolazione dobbiamo tenere presente che l'Italia è il paese con la popolazione più vecchia del mondo, siamo noi e il Giappone. Dobbiamo tenere presente soprattutto alcuni dati che sono allarmanti oggi perché ci danno delle proiezioni anche a breve e medio termine allarmanti. Sono, eh, mi riferisco alla eh, percentuale eh, di soggetti ultra 65 anni eh, che in soli 30 anni eh, sono passati dall'essere il 13% della popolazione al 22%, questo significa eh, sono passati da 7 milioni e mezzo a più di 12 milioni e mezzo di individui a livello nazionale. Nello stesso tempo per la contrazione delle nascite abbiamo assistito a una contrazione dei giovani che eh, per quanto riguarda la fascia d'età fino a 14 anni sono eh, passati da più di 14 milioni a 8 milioni. Eh, nello stesso tempo abbiamo avuto uh, un aumento delle patologie del benessere, dell'obesità, del disagio mentale, ma soprattutto abbiamo visto che gli anziani ammalano di più ed ammalano di malattie croniche, lo scompenso cardiaco, la bronchite cronica ostruttiva le cadute dell'anziano, altre Quindi serve proprio croniche. un nuovo modello di far assistenza rispetto al passato. E da questo, è atto da questo anche perché si è notato che di fronte al boom delle malattie croniche la risposta della medicina ospedaliera, classica dell'ospedale per acuti, non adeguato. è sufficiente, inadeguato, certo. addirittura fallimentare se isolato, perché l'intervento è un intervento che avviene a danno consolidato. Uh, faccio un esempio uh, che disumiamo da pratica che poi dobbiamo andare in pubblicità. Uh, clinica di tutti i giorni, il paziente anziano che cade e si frattura. Uh, nella risposta ospedaliera uh, oggi questo paziente anziano che cade e si frattura e nei cui confronti quindi non è stata evidentemente attuata nessuna uh, azione preventiva da parte del sistema sanitario per evitare che cadesse e si fratturasse, uh, finisce ad avere una risposta soddisfacente per il suo problema di frattura perché viene ricoverato in un reparto ad alta tecnologia. Eh, non solo viene operato da un chirurgo che gli ripara la frattura attraverso un intervento di osteosintesi, attraverso una protesi, dopodiché... Recupera funzionalmente, recupera il cammino, può rientrare al domicilio. A questo punto però se nessuno ha pensato nel sistema sanitario di analizzare le cause per rimuoverle, le cause che l'hanno portata a cadere, se nessuno ha pensato ad educare questo paziente per evitare i comportamenti che lo portano a cadere, se nessuno ha pensato a intervenire sulla casa del paziente, le case non sono fatte per solamente. Ci ritroveremo gli anziani, sempre davanti a quel problema. Ci ritroveremo se cioè? sempre. È lo stesso tipo di intervento. quindi Assolutamente inefficace, si ripropone nei confronti di tutte le patologie croniche. Il paziente anziano che ha una bronchite cronico-ostruttiva viene all'osservazione eh, solamente quando. Eh, Vive una crisi così grave, un'insufficienza respiratoria, per cui eh, non si può fare altro che ricoverarlo eh, nell'ospedale eh, per acuti. Chiaramente abbiamo bisogno quindi non di una medicina di attesa che intervenga a danno consolidato, ma una Preventiva. medicina di iniziativa Inizia. che intervenga preventivamente, eh, monitorando eh, il decorso della malattia cronica, intervenendo lungo questo decorso. Come? Creando i team multiprofessionali con il medico di medicina generale al centro di un team che comprende tecnici, infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali, gli altri specialisti, eh, team che provveda ad educare il paziente in modo che sappia eh, conoscere la propria, che sappia riconoscere quelli che sono sintomi segni, che sono delle avvisaglie di una crisi, di un peggioramento eh, che è in arrivo e che sappia quindi rivolgersi a questi professionisti eh, prima che si arrivi ad una crisi tale da condizionare un nuovo ricovero. La sede ideale di lavoro di questi team multiprofessionali è la Casa della Salute, eh, che ospita già i medici di medicina generale eh, le, nelle loro forme associative, gli infermieri, gli ambulatori per le malattie croniche e una moltitudine di altri professionisti. Grazie dottor Bocchi. Allora c'è la pubblicità, subito dopo mh, parleremo proprio di educazione sanitaria. Tra poco. Eccoci di nuovo in studio. Nona puntata della Casa della Salute, dedicata in particolar modo all'accoglienza e all'educazione sanitaria all'interno della Casa della Salute. Allora, per capire eh, bene di cosa stiamo parlando, in merito all'educazione sanitaria, sentiamo il dottor Maurizio Vescovi, che tra l'altro è collega di Gallani nella medicina di gruppo di Via Carmignani. Sentiamo Vescovi. Una parte consistente del tempo di un medico di medicina generale è dedicato all'educazione sanitaria. Ci sono tanti consigli, tanti suggerimenti che quotidianamente diamo, soprattutto per gli stili di vita. Si va dai consigli dietetici, quelli più normali, ma che vanno comunque ripetuti. Diciamo molto ai pazienti di ridurre i grassi, il contenuto dei grassi della loro dieta diciamo di ridurre soprattutto i grassi animali, perché sono i grassi animali quelli che, fra virgolette, sporcano di più le arterie. Diciamo che è molto importante, oltre alla qualità del cibo, la preparazione dei cibi, per esempio eh, non ricorrere o ricorrere in modo sporadico a, a, al fritto perché tutti i grassi, anche quelli migliori, se portati ad altissima temperatura trasformano i grassi insaturi in grassi saturi che legano di più sulle arterie. Ricordiamo ai pazienti di aumentare nel corso della giornata la quantità, ad esempio per l'educazione alimentare, di vegetali, soprattutto verdura fresca e frutta fresca, ovviamente compatibilmente con i bisogni poi di ciascuno, diciamo di aumentare poi l'attività fisica, che vuol dire anche concedersi la passeggiata al mattino, la passeggiata quando si può, la passeggiata in centro storico, ma anche la passeggiata al campus. Questo vale, non so, per i pazienti di una certa età che se lo possono concedere, così come mh, può essere un buon consiglio dire ai pazienti i, i, in attività, quelli dell'adulto normale, di recarsi al lavoro in bicicletta se può, cioè aumentare anche tutte quelle possibilità quotidiane di fare del movimento. L'attenzione dietetica quindi è un, eh, così, un, un caposaldo dell'azione quotidiana di noi medici generali, con, i, con la quale educazione sanitaria prendiamo anche o cerchiamo di, di far prendere la compliance del paziente, cioè eh, questa è un po' la capacità dei medici di famiglia di trovare il linguaggio giusto per ciascuno e allora avere un'informazione, dare un'informazione, significa anche scendere con una modalità di colloquio che ti consenta di entrare eh, in comunione, comunque in sintonia con il paziente che hai, in base alle sue conoscenze, alla sua età, alle sue necessità, al, alla sua modalità anche di rapportarsi con eh, quello che è la salute, con la sua idea di salute. Dottor Gallani, il personale di assistenza come contribuisce all'educazione sanitaria? Perché ehm, oltre che la partecipazione diretta alle serate o agli incontri, adesso non sono solo serate di, dedicati all'educazione sanitaria, che ad esempio nel quartiere dove è posizionata la Casa della Salute della Cittadella Montanara, e sottolineo Montanara come secondo termine perché è nato lì questo progetto che si chiamava eh, un quartiere a scuola di salute. Eh, siamo, parliamo del 2007, quindi eh, da lì si è sviluppato questo percorso con eh, la collaborazione delle associazioni di volontariato del quartiere che ha interessato parecchi cittadini con entusiasmo. Naturalmente quando è sorta la Casa della Salute questo programma di educazione sanitaria si è trasferito come noi nella struttura. Nella struttura operano personale infermieristico, le assistenti sociali abbiamo anche noi in una parte della struttura. Riferendoci ad esempio al personale infermieristico ha partecipato dicevo, a questi incontri per quanto di sua competenza e anzi è stata una partecipazione che ha fatto crescere ancora di più il senso della comunità perché gli operatori che vedono tutti i giorni poi sono quelli con cui colloquiano in questi incontri, perché mi piace molto il discorso tanto di incontro ma di colloquio e, e quindi è uno scambio di competenze, no? dove chi ha più competenza la pone al servizio, chi ha, bis ha dei bisogni eh, pone delle domande ovviamente, ma tante volte si impara anche dai nostri pazienti, ve lo dico, uno scambio reciproco. Ma il personale ausiliario ha, un, ha una, un ruolo di educazione anche durante la sua attività, nella gestione ad esempio integrata del diabete, per, con gli incontri con i pazienti diabetici programmati, sia per gli esami sia nella misurazione della pressione. Ha un ruolo in quel momento di rispondere a delle domande, perché in quel momento il contatto è col personale infermieristico. Quindi è un personale, è, questo contatto anche agevola la domanda, perché è la confidenza, è la conoscenza che si sviluppa. Quindi è un ruolo molto importante, è un ruolo anche di appoggio al bisogno del cittadino in quei momenti. Dottor Rodelli, nella Casa della Salute dove lei lavora si parla di un'iniziativa del tè del giovedì, è assolutamente stimolante. Ci possiamo unire? Di cosa si tratta? Assolutamente, è aperta a tutti. Beh, dite, il TED giovedì è, presto detto in poche parole, non è altro che un servizio di eh, informazione e di educazione sanitaria rivolta alla cittadinanza, alla popolazione, Beh, nello specifico alla Casa della Salute di San Secondo, però ovviamente è aperta a tutti e anche a lei. Eh, è è, un, è, un, è un, diciamo, un servizio che è stato così, ideato in qualche modo da un un gruppo ristretto di operatori sanitari che lavorano all'interno della Casa Salute, tra cui l'amico Bruno e la dottoressa Paola Cavalli, che è il nostro coordinatore infermieristico di Nucleo e Si era resa necessaria diciamo, questa, questo servizio perché si assisteva da diverso tempo ehm, la richiesta da parte dei cittadini di informazioni su che cos'era la Casa della Salute, che servizi poteva offrire, che servizi il cittadino poteva fruire, con un certo, in qualche modo anche ehm, evitando degli equivoci, con un certo disagio da parte della cittadinanza. Così si è resa eh, necessaria diciamo, questo, eh, questo servizio di educazione sanitaria, di promozione della salute che con il termine, col termine che anglosassone è chiamato empowerment. Eh, diciamo che il, il te del giovedì nasce, questo, questo servizio di promozione alla salute nasce però da un concetto e da una promozione alla salute già favorito da eh, percorsi formativi che la Regione Emilia Romagna e l'azienda USL di Parma insieme con l'AGEDAS, l'Agenzia Nazionale sulla, della Sanità, ha promosso questi percorsi formativi. Desunti da un concetto di base prima dell'Organizzazione del Mondiale della Sanità e poi della dichiarazione de, sulle cure primarie di, della dichiarazione di Almata del 70 dove eh, si dichiarava la centralità del cittadino nelle cure primarie e la promozione alla salute e la salute stessa intesa come uno stato di completo benessere psicofisico-sociale. Quindi ovviamente non solo mancanza di malattia, ma la, diciamo, la, 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 la costituzione di un individuo, di un cittadino informato di tutto quello che gli accade in ambito sanitario. Bene, allora abbiamo pensato di annodare tutti eh, questi, questi concetti e costituire il tè del giovedì, il tè del giovedì eh, eh, si, eh, mh, si fa l'ultimo giovedì di ogni mese nella nostra casa della salute, al primo piano, nella sala di riunioni. Alle ore 17, ovviamente certo. il tè si prende alle 17. Sono serviti dei pasticcini, anche questo in modo così di, di fidelizzare la popolazione. Eh, diciamo che l'obiettivo, il trend, l'obiettivo non è parlare di eh, clinica vera e propria, di malattie vere e proprie, cioè non è ehm, come dire, quei programmi, programmi utili tipo Elisir, dove si parla di clinica, di terapie anche eh, non convenzionali, di diagnosi, eccetera, ma soprattutto noi trattiamo l'organizzazione della casa della salute e naturalmente dei servizi offerti dall'azienda USL, quindi parliamo di comportamenti corretti, di stili di vita. Per fare conoscere meglio anche. Per conoscere meglio il servizio Grazie dalla popolazione. Allora, grazie al dottor Rodelli. Eh, in chiusura, proprio prima della pubblicità, siamo entrati nell'ambulatorio del dottor Vescovi, proprio mentre riceveva un paziente e faceva educazione sanitaria. Vediamo come funziona. Allora, abbiamo il colesterolo, sì, c'è l'LDL un po' alto, l'HDL però è buono e poi ci sono i trigliceridi. Dobbiamo ritornare un po' Sergio su quello che ci siamo detti. Peppe. un alto. po' un ciclo continuo di, di correggere quelle cose lì se possibile. Sì, dobbiamo stare attenti un po' al discorso dei grassi. Che rappresentano, se sono alti, un fattore di rischio vascolare, perché sappiamo bene ormai che i grassi sporcano le arterie, quindi possono sporcare le arterie e le carotidi. Abbiamo controllato infatti l'ecocolor doppler dei tronchi sovraortici da poco tempo, proprio per illustrare quello. Poi possono sporcare le coronarie, le arterie renali, per cui Dobbiamo effettivamente stare un po' attenti. La prima attenzione, anzi forse sono due le attenzioni principali, sono eh, l'attenzione dietetica, è eh, quello che abbiamo sempre detto Sergio, mangiare pochi grassi e eh, soprattutto cercare di evitare i grassi animali. Quindi niente grassi visibili nel piatto. Quando c'è qualcosa di grasso nel piatto bisogna evitarlo. Quindi, per Parma bisogna evitare per esempio la scarpetta e l'altra cosa che diciamo soprattutto anche per, per la nostra cucina emiliana è quella di aumentare anche eh, le volte in cui si mangia il pesce. È molto importante introdurre magari 3, 4, perfino 5 volte il pesce nell'alimentazione, è sempre importante come abbiamo detto eh, il pesce. Come è preparato, quindi è importante che sia fatto per esempio, non so, grigliato, eh, al forno a microonde con l'aggiunta dell'olio fuori dal, dal forno stesso, quindi eh, non farlo fritto per intenderci, il pesce lessato eh, e poi molta verdura, Una molta verdura fresca soprattutto e un po' di frutta. Queste sono un po' le norme principali per questo problema del colesterolo anche perché Sergio ci sono un po' anche i trigliceridi. Quindi già un po' che li combattiamo. Eh. Li combattiamo un po'. Allora i trigliceridi dipendono, eh, anche se sono grassi, l'abbiamo detto più volte, dipendono dagli zuccheri che introduciamo. Quindi dobbiamo stare attenti agli zuccheri perché si trasformano in trigliceridi e poi dobbiamo stare attenti anche. Al vino ci dobbiamo concedere un bicchiere di vino a pasto, di quello buono e non di più, perché anche il vino ha la possibilità poi di far aumentare i trigliceridi. Non parlo della birra, anche quella naturalmente conta. E poi un po' di moto, eh? qualche passeggiata sempre. Eh? Quella è la cosa più facile che faccio. L'altro da... vuoi mangiare? Sono già a regime no, di... Lo sai che alimentazione ho. Ecco. E, cammin camminare, bicicletta, ecco, quasi tutto il giorno sono ecco. in giro. L'altra cosa che ci siamo detti è quello di preferire, eh, preferire magari i pasti piccoli e frequenti, cioè spezzettati, eh. anche questa è una buona norma. Eh, C'è qual qualche paziente che... Introduce eh, troppe calorie, magari in un pasto unico, come capita alle persone che adesso lavorano nel corso della giornata, concentrano molto le calorie poi durante la cena e questo non va bene. Mm. La cena per eh. me è già un po' parca, no? praticamente so che non debbo appesantire il mio intestino, il mio apparato digerente, perché ha queste complicanze. Cioè la cena è molto, molto ridotta. Sergio, eh, ci risentiamo fra un paio di mesi per il solito controllo, in quel momento rivedremo un po' la situazione cardiovascolare in genere e rifaremo il punto della situazione anche per quello che riguarda la situazione cardiaca. Eh? Va bene, andiamo sotto controllo. Ci vediamo. Eh. Grazie Ciao, Maurizio. Ciao. Bene, fin qui l'educazione sanitaria nell'ambulatorio del dottor Vescovi, noi ci fermiamo per la pubblicità, continueremo a parlarne subito dopo, tra pochissimo, con la casa della salute. Eccoci di nuovo in studio con la Casa della Salute. Rimanete con noi fino alla fine, perché proprio nell'ultima parte di trasmissione entreremo al DUS per vedere la fase di allestimento della Casa della Salute di Parma. Non è mai accaduto che telecamere entrino nella nuova struttura. Noi lo abbiamo fatto proprio nei giorni scorsi per verificare da vicino quello che sta accadendo, anche perché tra un po' iniziano i traslochi proprio dei medici di medicina generale. Dottor Bocchi, invece, veniamo a San Secondo. Di nuovo alla Casa della Salute di San Secondo, ecco lì ci sono ambulatori di radiologia, ci sono palestre per la fisioterapia, cambia l'accoglienza a seconda delle discipline di cui il paziente deve fruire? Sicuramente sì, l'accoglienza cambia, l'accoglienza può e deve cambiare, deve assumere connotazioni particolari a seconda della disciplina, a seconda delle situazioni. Eh, i pazienti, poi le persone, sono individui tutti diversi, hanno bisogni diversi, fanno richieste eh, diverse. Ora dobbiamo tenere presente che l'accoglienza... Eh, sono assolutamente d'accordo con l'importanza che veniva sottolineata dal dottor Gallani. Eh, L'accoglienza è assolutamente fondamentale nelle nostre strutture sanitarie. L'accoglienza possiamo considerarla, la vera eh, e più concreta espressione della centralità del cittadino, è la ehm, vera mission della Casa della Salute che deve soprattutto accogliere i cittadini al suo interno, quindi orientarli e indirizzarli ai servizi che risolveranno i loro problemi. Intanto eh. chiedo alla regia di mandarci queste immagini eh, di, proprio del, della struttura? Il cittadino che eh, la persona eh, che eh, si presenta, eh, che entra in una struttura sanitaria, eh, chiede innanzitutto eh, di essere informato, eh, di essere informato con gentilezza e con cortesia, chiede di essere eh, accolto, di essere preso in carico eh, perché essere accolti ci fa sentire bene. Eh, questo vale per tutte le situazioni. Se noi pensiamo eh, banalmente anche al di fuori delle strutture sanitarie, quando entriamo in in un qualsiasi ufficio e veniamo eh, accolti da un operatore eh, che eh, si mette a nostra disposizione, che ci dice in cosa Possiamo, in cosa posso esserle utile, in cosa posso servirla. Eh, e poi eh, ci indirizza verso questo quello sportello. Eh, è evidente che eh, non possiamo non sentirci soddisfatti, ci sentiamo sollevati, ci sentiamo bene. Eh, L'accoglienza ha ovviamente in funzione eh, dei bisogni delle persone che accedono alle strutture sanitarie eh, un valore quindi eh, fondamentale e eh, relativamente alle, specific alle specificità eh, dell'accoglienza nelle strutture eh, cui le lei accennava eh, strutture di radiologia e strutture di riabilitazione. Ecco, speriamo di poter vedere assume anche la, valori, la radiologia in questo momento. Assume valori particolari. Pensiamo eh, proprio alla persona eh, che accede ad una struttura radiologica per sottoporsi a un test, eh, una lastra del torace, una donna per una mammografia. Eh, è una persona che sicuramente nel momento in cui entra eh, sviluppa un carico d'ansia che aumenta progressivamente con l'attesa di sottoporsi all'esame, eh, carico d'ansia che dopo che si è sottoposta all'indagine, in attesa del referto eventualmente, eh, che viene spesso vissuto come una piccola sentenza, eh, non può che aumentare ulteriormente. Ecco allora la professionalità dell'operatore, in questo caso di un tecnico di radiologia, eh, al quale spetta il compito di gestire quell'attesa, eh, quindi di rassicurare il paziente eh, spiegandogli eh, i motivi dei tempi morti in attesa, eh, dei tempi tecnici necessari per l'esecuzione delle indagini, eventualmente interagendo anche col medico radiologo nel caso il paziente venga poi assalito dei dubbi alla lettura del referto. Eh, Situazione diversa, eh, con molte analogie, eh, ancora più particolare però è quella del paziente che accede ad una struttura riabilitativa. Noi abbiamo una grossa struttura riabilitativa nella nostra Casa della Salute. In questo caso, il paziente che accede alla riabilitazione per iniziare un percorso di cura riabilitativo, eh, molto spesso eh, ha il presupposto eh, che il suo stato di salute avrà beneficio da quel percorso, nello stesso tempo, però, eh, altrettanto spesso. Uh, ha un sacco di dubbi e di preoccupazioni circa i tempi necessari, circa l'entità del recupero, uh, circa l'impegno che gli verrà richiesto lungo questo percorso. Uh, soprattutto alcuni pazienti. Ecco qui uh, che. L'operatore, in questo caso sarà un fisioterapista, eh, potrà comunque e dovrà mettere a suo agio eh, quel paziente, eh, soprattutto quel paziente che è più assillante perché è più, è più eh, scettico, eh, più depresso, eh, più titubante rispetto alla cura, eh, cosa che gli deriva dallo stress della sua di disabilità. Uh, soprattutto nei confronti di quel paziente, il terapista dovrà essere rassicurante coinvolgendolo, informandolo uh, circa uh, l'impegno che dovrà profondere nei vari step uh, del percorso di cura uh, che andrà ad affrontare, uh, informarlo uh, sui vari professionisti uh, con i quali dovrà relazionarsi, uh, sui tempi complessivi dei vari step uh, del, uh, del percorso. E dovrà se... alla fine? Calarlo nella, reale, eh, calarlo nella situazione reale e condividere con lui eh, un percorso che lo porta verso un obiettivo comune per, per il paziente, il recupero di una funzione, eh, un obiettivo professionale certo. per il tempo. Velocissimamente, attività di screening, fate anche quella a San Secondo? Sì, facciamo attività e di screening. Anche quella è educazione sanitaria, poi di fatto. Certo, ben diversa da quella di cui parlava eh, qui l'amico Rodelli. Eh, a livelli eh, diversi, ma la prevenzione diversi. naturalmente. È evidente, è evidente la diversità nell'attività di informazione e di educazione, eh, quando questa si rivolge non già ad un gruppo di cittadini, eh, come nel caso del TED del giovedì, ma ad un numero molto alto di persone, eh, migliaia o decine di migliaia di persone. E eh, anche per che, problematiche piuttosto serie Esatto, insomma. a riguardo la Casa della Salute di San Secondo è una delle sedi provinciali eh, dove eh, si eseguono eh, due programmi eh, di screening, eh, il programma eh, per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del colon retto ed il programma eh, di screening mammografico per la eh, prevenzione e la diagnosi precoce del tumore della mammella. Benissimo, grazie dottor Bocchi. Il tempo corre. Ehm, allora, vediamo invece come migliorare eh, l'organizzazione all'interno della Casa della Salute. Questo è stato il tema di un workshop eh, che ha visto insieme la collaborazione di azienda USL e un'azienda che si chiama eh, Jansen, che è particolarmente nota. Vediamo quali sono stati gli obiettivi esattamente di questo eh, lavoro. L'obiettivo del workshop di oggi è stato quello di valutare insieme ai professionisti delle case della salute di Langhirano, Busseto, San Secondo, Medesano e Colorno il livello di attivazione delle stesse, la qualità del miglioramento dei servizi messi in atto dopo l'attivazione di questo nuovo modello organizzativo. Il tutto fatto attraverso uno strumento, un questionario strutturato elaborato in concerto, in collaborazione con i colleghi di una industria farmaceutica che è la Janssen. Allora voi sapete come l'azienda sanitaria di Parma abbia intrapreso questa collaborazione con l'industria del farmaco, assolutamente in maniera trasparente, diretta, con soggetti che, come le aziende sanitarie di questa regione, vogliono sostenere, sviluppare e migliorare questo servizio sanitario. Un'esperienza analoga era già stata condotta con un'altra ditta farmaceutica importante di Parma che è Chiesi e i risultati che ci stanno dando questi due progetti sono veramente importanti. Noi vogliamo collaborare anche con chi diciamo è diverso da noi per missione ma persegue gli stessi obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini. A noi come azienda farmaceutica stiamo cercando di avviare delle partnership con enti pubblici come appunto unità sanitarie locali per cercare di trasferire quelle che sono state le nostre esperienze nella gestione dei processi e quindi nell'ambito della Casa della Salute abbiamo trasferito, lavorato insieme agli operatori appunto della casa della, di cinque case della salute del distretto di Parma per eh, trasferire loro delle metodologie che aiutino a identificare quelle che possono essere dei percepiti di eh, forze appunto della struttura in cui operano questi operatori e dall'altra parte anche delle opportunità di miglioramento su cui eventualmente focalizzarsi e lavorare e trovare poi dopo dei processi che possano aiutare a migliorare i servizi verso il cittadino. Le cose positive emerse sono che c'è veramente una forte visione di quello che la casa della salute dovrebbe fornire al cittadino, eh, quindi la presa in carico totale del cittadino che si possa trovare un punto di riferimento in quelle che sono le sue problematiche. Dall'altra parte, proprio perché eh, è una situazione molto complessa, eh, direi che l'integrazione fra i vari operatori sanitari è un elemento critico che è emerso e dove c'è veramente molta passione da parte di questi operatori nel cercare di dare una risposta corale a quelle che sono le esigenze che la cittadinanza chiede in termini di salute. In questo workshop che si è tenuto in questa giornata dedicato alla Casa della Salute, eh, i vari professionisti delle Case della Salute hanno avuto l'opportunità di portare la loro esperienza che veniva dagli, dagli workshop che si sono tenuti eh, nelle varie sedi. Il progetto della Janssen eh, offre un'opportunità in più a professionisti e operatori di parlare, di confrontarsi, di fare una valutazione eh, sull'attività, eh, facendo emergere quelli che sono i punti di forza della Casa della Salute eh, e quali sono le opportunità da sviluppare. La Casa della Salute continua dopo la pubblicità, tra poco. Eccoci di nuovo insieme, l'ultimo quarto d'ora dedicato alla Casa della Salute, in particolare ai temi dell'accoglienza e dell'educazione sanitaria. Dottor Rodelli, allora, abbiamo visto che eh, nella Casa della Salute si fa medicina eh, attiva e di prevenzione, si affronta la cronicità e si gestisce anche la sfera sociosanitaria. Nei prossimi anni le case della salute, secondo lei, saranno in grado di mutare realmente il panorama sanitario della provincia? Io credo assolutamente sì, ci credo tantissimo in questa nuova organizzazione che sono appunto le case della salute, tuttavia nella, ci riusciremo nella misura in cui riusciremo a creare una rete di servizi territoriali ben strutturati e organizzati, atte a far eh, capire a tutti, dagli utenti, agli operatori, che esistono due filoni di gestione clinica, ben precisi e ben determinati, l'ospedale per acuzie, ospedale tradizionale e la cronicità che è gestita a livello territoriale. Io credo che la grande sfida delle, grandi, delle case della salute nel prossimo futuro sia appunto la gestione della cronicità, delle patologie croniche ad alto impatto epidemiologico territoriale, quella che l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiama le nuo la nuova epidemia, le nuove epidemie, perché non solo la difficoltà di gestione di queste patologie croniche, ma anche il tumultuoso aumento appunto per l'aumento dell'età media della popolazione. E la gestione di queste credo che sia fondamentale eh, la, la strutturazione delle case della salute perché solo in esse si vengono a mh, così costituire quelle equip multidisciplinari e eh, interprofessionali che, che sono il plus valore delle case della salute perché il know-how di mh, molte professionalità eh, con i loro retaggi anche professionali e culturali messi insieme e condivisi io credo che sia appunto la, 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 la carta vincente per la, la nuova gestione delle, della cronicità a livello territoriale. Certo, Dottor Galani, una Casa della Salute può integrarsi con un ospedale in tema di educazione sanitaria? Può, lo sto già facendo, è, è necessario. La, uh, la gestione delle patologie croniche, ad esempio, nella gestione integrata del diabete, è una. È una, è una gestione che è fatta in, in tandem con i centri diabetologici di riferimento che possono essere ospedalieri. E eh, nel percorso di educazione sanitaria di quella patologia spesso noi ospitiamo lo specialista che intrattiene i pazienti, ma con una periodicità costante in modo che ci sia un accompagnamento nella loro. Eh, gestione della malattia, che sappiamo che è una malattia cronica anche che pone parecchie limitazioni, difficoltà, insomma eh, tante volte non si ha il coraggio anche di parlare mh, apertamente di, di problemi legati al diabete, faccio questo esempio perché è una, una malattia complessa che prende tanti sintomi e, e, e quindi viene vissuta particolarmente dai pazienti, naturalmente per parecchi parecchi anni. Quindi l'integrazione in quel caso con lo specialista nel percorso di educazione sanitaria è una... È, un, è naturale e viene vissuta proficuamente, proprio nei, con un vantaggio sia di compliance terapeutica eh, sia di educazione di stili di vita che vengono quindi seguiti perché si fanno colloqui poi alla fine, si, fa, si fanno incontri in cui ci sono domande da una parte risposte dall'altra ma che possono essere scambiarsi queste cose quindi tante volte anche noi eh, abbiamo da adattare quel pomeriggio a quella, a quella particolare situazione che si viene a creare nell'assemblea nell per cui si fanno scoperte, di, 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 si rilevano bisogni che non, non sospettavamo e quindi è molto interessante. Certo. E, e ovviamente, come la, tua, la sua domanda, il discorso dell'integrazione con l'ospedale è un esempio, è questo, ma ce ne possono essere altri. Ovviamente. Certamente. Dottor Bocchi, quali sono le soddisfazioni professionali nel lavorare in una casa della salute? A proposito di soddisfazioni per tutto quello Al di là di andare ecco, in televisione, magari non sto scherzando, no, so che lo fate assolutamente. con difficoltà, An anche eh. questo ha il suo lato dal punto di vista della soddisfazione. <ride> No, soprattutto eh, per quello che è stato detto anche questa sera sulla Casa della Salute e cioè sulla sua importanza, sulla sua mission, la Casa della Salute eh, che vuole porsi come struttura eh, unica di riferimento nel territorio per il cittadino, per il soddisfacimento dei suoi bisogni. Eh, per quello che abbiamo detto relativamente alla trasformazione del sistema sanitario, alla Casa della Salute come laboratorio anche, in cui si realizza in gran parte eh, questa trasformazione, eh, è evidente. Eh, tutto questo per l'operatore della Casa della Salute è di grande soddisfazione, che si coniuga però con un grandissimo impegno, e è allo stesso tempo un onere importante. In particolare poi ci sono alcuni aspetti eh, sempre di grande impegno che possono essere di grande soddisfazione e parlo delle relazioni che si instaurano fra i professionisti, abbiamo parlato lungamente, ne hanno parlato i colleghi, di integrazione fra professionisti, il contatto eh, quotidiano, costante, la collaborazione, la ricerca reale di collaborazione, eh, tutto questo porta... Eh, ad un'attività comune, veramente integrata, porta allo stabilirsi eh, di relazioni positive. Parlo di relazioni di reciprocità, di solidarietà, di trasparenza, di ricerca di cose, quant'altro, eh, che arricchiscono tutti gli operatori, sono fonte di grande, di grande eh, soddisfazione. Così come infine, ma non ultimo, è di grande soddisfazione il rapporto eh, col paziente, è un rapporto particolare quello che si è un rapporto semplicemente. Eh, Molto complesso e quindi molto ricco. Ancora una volta, grande impegno, grande soddisfazione. Roberto Gallani, a proposito di rapporto col paziente, durante l'educazione sanitaria come ci si deve porre? Perché poi ogni paziente è diverso, per cui il linguaggio lo diceva anche Vescovi nella nostra intervista: ogni paziente è diverso, per cui ha bisogno di un modo di, di porsi da parte del medico diverso, bisogna essere paternalistici, bisogna essere confidenziali, imporsi. Com come si fa? Sì, per dare un'idea... Bisogna, eh, bisogna essere un po' tutto ma ne, non, far, non avere uno schema, bisogna cioè, avere, esempio, ah, bisogna Garnani, avere allora, una relazione... Abbiamo appena passato San Giovanni. <ride> San Giovanni, mangiare i tortelli senza burro, ecco giusto per rimanere in tema perché ci abbiamo a scherzato scrivere... Mangiare i tortelli senza burro telecamere. sarebbe veramente una cattiveria. Ecco, a parte questo, come, lo si, come si convince il Non me il la sento di proporre nessun incontro di educazione alimentare, <ride> diciamo così, di un'alimentazione corretta, no, veramente, non arriviamo a questi punti, ecco. anche perché dobbiamo avere l'audience, come si dice in televisione, quindi se cominciamo così, vengono in pochi. Esatto. poi. <ride> e, e non è poi ai, ai fini salutistici molto importante, quella volta di San Giovanni. Si parla di stili di vita, di stili alimentari da conseguire e mantenere nel tempo. Non è un problema quindi di avere ruoli precostituiti, ma di relazionare, di relazione. Quindi stabilire una, una relazione con il paziente, con la persona che, e con l'assemblea in modo che. Quei concetti non devono essere imposti, eh, ma, se il ma devono pigro, essere recepiti. Se il paziente è pigro, si tira ma fuori il la collo per fargli fare la No, abbassi, il paziente no. pigro è un paziente che appunto va, va eh, trattato e relazionato in maniera adeguata a quel paziente e quindi la personalizzazione in quel caso del percorso è più fatto nel laboratorio del medico di medicina generale, ovviamente, perché eh, non dimentichiamo che il durante la sua attività fa educazione della, della salute, fa, il medico eh, non prescrive solo farmaci, l'abbiamo visto io, prima no. nel fermato, dà consigli, scambia opinioni e questa è anche educazione sanitaria. Eh, infatti l'educazione sanitaria è globale, non la casa della salute, come avevamo accennato prima non è fatta solo da un professionista ma anche da altre figure, altri professionisti e eh, la, la struttura deve essere vissuta dalla comunità come un riferimento per i loro bisogni. Sì, quando la malattia c'è, ma anche come prevenzione, come conoscenza, come accrescere la conoscenza. Ecco che la Casa della Salute ha una funzione nella comunità molto importante. Certo. Che... In via Carmignani accade sicuramente. Dottor Rodelli, il tempo corre, i medici svolgono comunque anche un approfondimento scientifico di tutto rispetto, di cui non parliamo spesso, ma che esiste. Sì. Ehm... Io credo che l'approfondimento scientifico sia fondamentale per la formazione del medico di medicina generale e credo tuttavia anche nel, 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 nel modo in cui vengono utilizzati i sistemi per creare questa formazione, questo approfondimento scientifico. Io credo tantissimo nell'utilizzo dei sistemi informatici. Eh, anche perché vedo e constato che in tutte le programmazioni aziendali e regionali il sistema e eh, il fattore tecno-comunicativo eh, diventa decisivo e imprescindibile l'uso dell'ICT, del, 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 dell dell'Information and Communication Technology, tutta quella tecnologia atta a fornire gli strumenti informatici. appunto, per formare in quella determinata organizzazione, quindi nel nostro caso di più. Lei è proprio un artefice di questa innovazione, è per questo che ne parliamo con lei. Sì, ci credo tantissimo, ci credo tantissimo, come ho detto prima, però per me è uno strumento. Ci deve essere sempre un background legato a una rete di servizi ben strutturata, paziente centrica, in cui realmente il paziente è al centro dell'attenzione. Ecco che allora. Dopo interviene l'informatica e la carenza dell'informatica tuttavia è limitante in un'ottima erogazione di equità e di qualità dell'assistenza erogata al cittadino stesso. Eh, della nostra casa della salute infatti utilizziamo il più possibile anche in questo caso i sistemi informatici. Già la provincia di Parma utilizza il progetto Sole che è una rete orizzontale di eh, scambio di informazioni di refertazione clinico-diagnostica e laboratoristica. Eh, il, il, la medicina generale a Parma sta utilizzando da diversi anni il blog delle cure primarie, che è un social network nato all'origine come sistema di aggregazione di 300 circa medici di medicina generale su dei percorsi condivisi di appropriatezza prescrittiva, farmacologica, diagnostica, utilizzo di eh, sistemi di indicatori di qualità assistenziali, profili di nucleo, di cui non mi dilungo perché sono molto tecnici, e che però viene utilizzato ancora tutt'oggi anche nelle riunioni di nucleo, questo blog delle cure primarie, in riunioni di nucleo allargate a tutte le professionalità all'interno della Casa della Salute. Nello specifico nella nostra casa da salute utilizziamo una piattaforma informatica sul modello Wiki, Wikipedia l'enciclopedia multimediale, con la quale eh, diciamo, programmiamo l'organizzazione e le programmazioni settimanali e dei mesi successivi nella nostra casa salute, nella casa salute in senso generale, nello specifico per l'ospedale di comunità. Con questo sistema abbiamo in parte configurato e strutturato il, il percorso di gestione integrata della bronchite cronico-ostruttiva, oltre a, a, ai nostri naturali incontri eh, face to face che teniamo eh, settimanalmente. E poi, per ultimo, appunto, abbiamo, stiamo utilizzando per un, un, un percorso già strutturato, già ormai configurato che è nato dalla base come un sentore, un sentimento di necessità di formazione sull'assistenza eh, domiciliare integrata in senso generale uh -huh. e nello specifico sulla terapia del dolore e le cure palliative, dicevo appunto abbiamo eh, strutturato, l'azienda ci ha dato il permesso di, di utilizzare una piattaforma cosiddetta Foraven, sempre sul modello wiki e del blog, con la, con la quale appunto scambiamo le nostre informazioni nell'asilo di, di problemi, casi clinici particolari. Eccetera. Abbiamo proprio 30 secondi, dottor Galani, quando al, al paziente arrivano dei messaggi errati e però vuole perseguirli in qualche modo e il medico di medicina generale deve dire no, è difficile dire questi no e rimettere il paziente sulla corretta via? S sì, è difficile, è difficile perché sembra quasi denegare un diritto. No? perché quando il paziente ha una pretesa sembra che lui debba avere una risposta perché ritiene che questa pretesa, questa domanda debba avere una che risposta. E facciamo un esempio anche, eh, proprio sempre 30 secondi. Però eh, beh, ad esempio eh, si, molto spesso succede, sappiamo, di, fare, di richiedere esami che, non sono, che sono inutili, che non sono appropriati, diciamo che non sono appropriati. né per quello che è il suo stato di salute, né per quelle che sono le sue eh, per caso, necessità di accertamento, pur in quel momento non di una malattia specifica, ma per un percorso di una malattia cronica. Però di solito ho sentito dire che bisogna fare questo. Dire di no è difficile perché bisogna spiegarlo, ma è difficile perché in quel momento il no è sempre un rifiuto. E di, allora non bisogna proprio dire no, ma bisogna spiegare quella cosa di Quindi diversa. motivare il motivare no in modo, il modo il no. che il paziente... in questo momento è in questo modo diventa facile perché sì, ci, sì, è una collaborazione, come ripeto, che ci, si deve instaurare per le Perfetto, pazienti. grazie dottor Gallani. Allora in chiusura vi abbiamo promesso di entrare nel DUS, la nuova struttura tra Viale Mentana e Viale Fratti, dove ormai è di fatto pronta la Casa della Salute di Parma, il distretto di Parma, Parma Centro. Entriamo con eh, l'ingegner Saviano che ci spiega un po' questo nuovo edificio di oltre 4.000 metri quadrati distribuito su 5 piani che ospiterà tantissimi servizi dell'azienda USL. Ci troviamo all'interno del DUS che ospiterà la Casa della Salute di Parmacentro. I lavori eh, della realizzazione della Casa della Salute sono cominciati nell'ottobre del 2012, sono praticamente ultimati, siamo nella fase di allestimento degli arredi e di quelli che sono i dispositivi medici. I lavori hanno interessato una riqualificazione di carattere funzionale dell'intero fabbricato che in precedenza era occupato, ricordiamo, dall'agenzia EFSA. Sono stati effettuati lavori che hanno riguardato, dicevamo, la riqualificazione funzionale degli spazi all'interno, la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti elettrici, degli impianti antincendio, delle finiture, degli impianti di ventilazione di tutto il complesso. La struttura si estende su una superficie complessiva di 4200 metri quadrati, distribuita su 5 livelli. All'interno della Casa della Salute trovano la giusta collocazione: al piano terra la medicina di gruppo e la palestra, al piano primo la salute donna, al secondo piano il centro salute mentale e il centro studi, al terzo piano il centro di riabilitazione cardiovascolare e medicina sportiva. Invece al quarto piano, ed ultimo, il Dipartimento Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche. Questo intervento ha consentito chiaramente eh, la riallocazione all'interno di una struttura che come si può vedere ospiterà molti servizi che prima erano dislocati all'interno del territorio, in una struttura che è fondamentalmente baricentrica. Ricordiamolo che si trova tra Viale Fratti e Viale Ventana, eh, ben servita a tutti i servizi pubblici, eh, con in funzione già il teleriscaldamento per questa struttura, quindi un, intervento, o meglio, un edificio che risulta essere eh, abbastanza eh, avanzato dal punto di vista tecnologico, completamente cablato. Ovviamente questa è la prima volta che una telecamera entra all'interno di questa struttura, che vedrà la piena operatività nel mese di settembre, i lavori di trasferimento dei vari servizi cominceranno a metà luglio. Ovviamente sarà un'estate molto calda, oltre che per il clima torrido in cui ci troviamo, ma proprio per il pieno delle attività che verranno fatte nel periodo che va da intorno al 10 luglio praticamente, fino al completo trasferimento che avverrà con la sistemazione dei medici di medicina generale a metà settembre. Non potevamo che essere noi ad entrare per la prima volta a telecamere accese nella Casa della Salute, essendo noi quelli della Casa della Salute. Ringraziamo anche l'ingegner Saviano che ci ha accompagnati all'interno dell'edificio e ringrazio anche Renato Lisanti che ha effettuato queste riprese. La nostra trasmissione termina qui, questa nona puntata, noi ci fermiamo anche per l'estate, quindi per il mese di luglio saremo fermi, ma ci ritroveremo a settembre per continuare il nostro cammino di completamento delle ventitré puntate che costituiscono questo primo ciclo proprio dedicato alle case della salute. Intanto per questa sera ringrazio i miei ospiti, Roberto Gallani, e Paolo Maria Rodelli e il dottor Bruno Bocchi. Eh, noi ci rivediamo appunto a settembre, vi ringrazio per averci seguito anche in questa puntata e vi auguro la buona notte. Arrivederci.